Buonasera, io sono il vicepresidente, perché così hanno deciso tutti i miei amici che doveva essere così, però sono molto contento di fare parte di questa associazione. Volevo parlare di quello che facciamo qui invece, pensando che l'integrazione, per me che sono uno studente, ho studiato tutt'altro, cioè la persona più competente tra di noi è forse Regina, che ha studiato antropologia e così, però siamo animati dallo stesso sentire, soprattutto dal fatto che bisogna vincere gli stereotipi, come ha detto Francesco. Dalle cose che ha detto Francesco, poi sintetizzando, significa che appena investighiamo un pelo le cose, riusciamo a si scopre che c'è tanto bisogno assopito, diciamo, di vicinanza, di accoglienza, una cosa di cui abbiamo bisogno tutti quanti. E personalmente il mio motivo per cui partecipo a questa associazione è che personalmente credo che l'integrazione abbia dei risvolti positivi anche per noi, cioè non significa beneficenza. Non ho mai pensato che l'integrazione fosse sino a di beneficenza, piuttosto penso banalmente che far stare, cioè mettere in condizioni più persone possibili di stare meglio in questo paese, significa stare meglio tutti. Poi per via legislativa, diciamo, l'integrazione si fa con casa e lavoro. Noi, questo è quello che dicono le leggi, cioè sintetizzando, se tu hai casa e lavoro riesci ad integrarti. Tutto questo però è semplificare eccessivamente una cosa che però deve partire non dal ministro di turno, ma dalle persone, da noi, da tutti i giorni, che tutti i giorni viviamo questo paese, anzi lo facciamo noi tutti i giorni. E per questo ci siamo l'idea di aiutare, di formalizzare piani per l'educazione linguistica. È una prima cosa a cui abbiamo naturalmente pensato, ci siamo naturalmente rivolti a questa cosa. Io personalmente amo tantissimo l'italiano, a me è subito piaciuta l'idea. Perché è una primissima cosa che si può fare per chi vuole stare alle regole di questo paese. La cosa che mi convince, mi ha convinto definitivamente a far parte di questa associazione, è che facendo integrazione si fa anche educazione civica, perché secondo me significa mettere in condizione persone di rispettare le regole che ci siamo dati. Molto semplicemente, io non parlo, diciamo, anche perché mi hanno sconsigliato tutti quanti di dare dati e numeri eccetera eccetera, poi però prima ho fatto accenno Francesco, però per opinione personale appunto non c'è da aver paura, c'è tutto da guadagnare, alzando il livello del benessere minimo per tutti. È una cosa che poi ci ritorna in forma positiva, perché abbassiamo il livello di tensione sociale e scopriamo che c'è, diciamo, un futuro, un pezzo di futuro per ognuno di noi. Non bisogna aver paura che persone che vengono da altri posti, da altre culture rubano qualcosa a noi. Se siamo capaci, se siamo in grado, creiamo benessere per tutti. Invece c'è un po' di benessere per tutti noi, questo penso, e come in tutte le altre nazioni, perché bisogna capire anche che l'Italia è un paese in transizione. Invece se guardiamo la storia, cioè la dinamica di altre nazioni che sono, da questo punto di vista, per mille altre ragioni, non per demerito dell'Italia né per merito di queste nazioni, ma sono, diciamo, hanno una dinamica diversa, alla fine le cose il punto di equilibrio si raggiunge, per cui si scopre che si può convivere, e questa è la cosa che dobbiamo realizzare. E se riusciamo a spingerla almeno per un po', fare qualche iniziativa in questo senso insieme a tutte le altre associazioni, che un saggio a quello che ha detto Francesco, che l'importante è le cose si fanno tutti insieme, essendo parte di una rete,
che spinge verso l'esito, l'esito, diciamo, sistemico, direi, per il sistema Italia, che è quello appunto di garantire un benessere minimo per tutti. Quindi io penso che attraverso questa associazione poi ad Alto Raggio facciamo anche educazione civica per noi e per tutti quelli che hanno a che fare con noi. Grazie.